Avevo promesso che terminavo e invece sono ancora qui. Vi chiedo ancora 5-10 minuti. Tanto voi non dovete leggere. Allora, questa generazione di persone critiche giovani ha appunto, scusate la tautologia, un forte potenziale critico, tende però ad essere vissuta all'esterno e, in mancanza di un discorso collettivo che li nobiliti un po', tende ad introiettare questi valori negativi, come lo stupido aggettivo sfigato. Si vive come perdente, situata dal lato della introversione, che è a sua volta perdente e sbagliata, cercherebbe, qui è un termine invece che non si usa, ma cercherebbe, se ricostruiamo le loro necessità, l'individuazione e non riesce a praticarla. Notiamo in cosa consisterebbe, per esempio, una cosa molto semplice di questo processo di individuazione. Molti sono disposti a pagare in tutti i sensi per attendere anche qualche anno prima di entrare nel mercato di lavoro e di essere pagati molto di meno, pur di fare delle cose più confacenti al loro temperamento e ai loro interessi, no? Il che, in fondo, questo ritardo che viene spesso indicato poi dalle statistiche, dai giornali o addirittura dai genitori, spesso appunto sprovveduti e idioti, e questo ritardo è sublimamente indifferente rispetto al fatto che noi tutti, sostanzialmente, se non facciamo attenzione, passiamo gran parte, se non tutta la vita, in ritardo su quelle che sarebbero le nostre esigenze. Dunque, vi chiedo adesso una riflessione su un personaggio pubblico che appunto avevo nominato nell'abstract, che credo tantissimi, se non quasi tutti, conosceranno: Steve Jobs. Steve Jobs, no? Il padrone della Apple. In una famosissima intervista, magari dico una banalità, appunto perché c'è un certo pubblico giovane che clicca sempre su internet, in una famosissima intervista, se qualcuno, che troverete su YouTube, Steve Jobs, discorso alla Stanford University il 12 giugno 2005. Il grande mito di questa gioventù rampante, ma anche colta ovviamente, americana, dice: grazie, è la volta che sono stato più vicino veramente a un'università come questa. Io non ho nessun titolo universitario. E racconta un po' della sua storia. Steve Jobs è figlio, credo, di una ragazza madre che non riusciva a mantenerlo, lo dà in adozione chiedendo come unica condizione che i genitori adottivi si impegnino a farlo studiare in una buona università. Viene iscritto da suddetti genitori adottivi a una buona, ottima università, dopo un semestre cancella la propria iscrizione perché dice: i miei genitori erano working class, lavoratori, povera gente, stavo già consumando tutti i loro risparmi e non combinavo niente. Però era già un pensatore con un'inventiva, vive di espedienti, raccogliendo le lattine vuote, no? Queste cose di immondizia, e rimane tre semestri ancora, un anno e mezzo a bighellonare nell'università. In questo periodo fa un'unica cosa che ricorda: si iscrive a un corso meraviglioso di calligrafia. E questo, dice, quando gli viene in mente, no? Questo il suo processo interiore. Non ha capito perché faceva questo, ha cominciato quando 10 anni dopo stava sviluppando il primo prodotto Apple, il primo Macintosh, a capire che quello che gli interessava era l'eleganza della scrittura. E io non sono un esperto di queste cose, ma credo che la cosa sia verosimile, no?
entra prepotentemente su un mercato già saturatissimo come quello dei computer, affermando un computer per l'eleganza sia delle forme che della scrittura stessa, no? E dice: ragazzi, quando sentite un bisogno, no? Non pensate troppo se quella cosa è razionale o irrazionale. Fatela. Come psicanalista, allora aggiungerei, le dinamiche mentali più importanti avvengono in zone profonde, ignote alla coscienza. In questa zona è situato il baricentro della mente, no?